Benvenuti al Fantasy Comics quinta edizione. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video. Oggi raga, una giornata un po' particolare, perché rispetto a lunedì scorso che avete visto un po' di interviste doppie, oggi proprio faccio proprio le domande quelle proprio imbarazzanti proprio, e quindi andiamo a rompere palle ai primi cosplayer che già sto vedendo qua in giro. Però raga, ovviamente come al solito, non prima che lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, mo inizio ad andare a vedere alcuni cosplayer, perché dovete sapere che ragazzi, qui al Fantasy Comics, questa quinta edizione, c'è sta pure la gara karaoke, che vedrete però lunedì prossimo. Quindi iscrivetevi al canale e così rimanete aggiornati per vedere la gara karaoke, che cazzo sto a dire, la gara cosplay. Quindi iscrivetevi al canale per vedere lunedì prossimo quale cosplay ha vinto, soprattutto quali cosplayer si sono esibiti, tra cui anche io. Quindi ragazzi, commentate qua sotto poi oggi anche quali cosplay vi piacciono di più e quali vi sono più impressionati. Quindi vado a vedere che là c'è il primo cosplayer. Qua siamo al Fantasy Comics quinta edizione e siamo con Aurora. Ma perché questo cosplay innanzitutto? Non c'è un perché, le cose si fanno e basta, per ispirazione. Io ho sempre adorato quest'arte meravigliosa e quando ho avuto l'occasione ho creato questo cosplay che è original, sono mio. Quindi diciamo, ti rispecchia questo cosplay un po'? Oddio, rispecchia una parte di me. Quali? Le corna? Perché potete vedere che abbiamo inaugurato il video con la cornuta, come in tutti i miei video ci sono sempre i cornuti. Lei è la prima, signori, quindi la prima cornuta. Questa è una domanda che farò poi a chi di dovere. A chi di dovere? Senti, ma quindi questa l'hai fatta tu o l'hai comprato dal cinese? No, nessun acquisto, è tutto realizzato da nessun me. Nessun cinese è stato maltrattato. E quindi raga, con sta cornuta, ma tu riesci a volare? Io? Allora, col vento che c'è oggi ci sono andata molto molto vicino. E allora andiamo a volare. Allora raga, qua invece siamo con Goku, giusto? Sì, giusto. E Goku, ci siamo pare Goku e Trunks, diciamo, che hanno preso una pasticca. Hanno preso una pasticca che non dovevano e sono diventati così. Senti, sì. Oggi tu che fai? Tu canto. Tu canti? Canto, sì, mi esibisco. Ti esibi? Allora raga, dopo faccio poi il mio concerto live. Allora dopo vi metto uno spezzone da delle canzoni che fa. Senti, io vuoi fare una cosa al volo, 2 secondi proprio al volo, veloce, vai. Dragon Ball Heroes, ora è il momento di tornare all'azione. Non basterà la forza di un leone per diventare un giocatore, lasciare il cuore sopra un pallone è l'unica soluzione, la gente saprà il nome. Dai. Com'è che te trovano? Davide Tassone su YouTube, Instagram, Facebook, tutte le parti, insomma. Davide Tassone, senti, lanciamo le onde energetiche. Allora raga, qua siamo al Fantasy Comics and Games quinta edizione, siamo con Giugi in arte, però mi chiamo Giuliana in realtà. Siamo con Giugi. Che personaggio è il tuo? Anastasia, la granduchessa delle Russie. La granduchessa della Russia, raga, se la conoscete scrivete nei commenti, basta che commentate qualcosa. Senti, questo cosplay l'hai fatto tu, l'hai preso dal cinese, hai seviziato un marocchino, che hai fatto? L'ho fatto io. Però Stai viziando un cinese. Ah! Senti, perché hai scelto questo cosplay? Io la adoro questa qua da quando ero piccola. Il giallo è il mio colore preferito. Ho unito anche una sorpresina che poi vedrete alla gara cosplay. Fai la gara cosplay. E allora raga, dopo vediamo pure a lei una gara cosplay. E quindi, com'è che hai detto che ti chiami? Giugi, ma Giuliana davvero. Giugi. Vabbè Giulia, senti, che quindi fate
vede, fate fangiro, perché loro devono votare quale cosplay gli piace di più. Quindi raga, non fate gli stronzi, date un voto da 1 a 10 alla nostra Giugiu. Siamo al Fantasy Comics Endgame, quinta edizione, come ho detto sempre, e siamo con Marianna. Magalli? Marianna. Ah, Marianna. Senti, perché hai scelto sto cosplay? Perché finalmente dopo anni ho finito la Poco Bleach di leggere il manga e Toshiro mi è piaciuto tantissimo. L'hai voluto fare. Senti, tu c'hai capelli bianchi perché te sei spaventata, perché? Anche, per fare questa parrucca mi sono anche spaventata. Te sei spaventata. Senti raga, votate qua sotto nei commenti. Innanzitutto, se il personaggio lo conoscete, non siete ignoranti come a me. E soprattutto, da 1 a 10, che voto gli date a qualche personaggio? Come si chiama il tuo personaggio? Toshiro Itsugaya. A Toshiro. E quindi con quella hai fatto tu, l'hai comprato dal cinese, l'hai seviziato Ho comprato tutto, ho acconciato solo la parrucca. Solo la parrucca hai fatto tu, raga. E quindi raga, diamogli il voto a parola. Fate vedere bene la parrucca, fate vedere, avvicinati, fagli vedere bene la parrucca, tia raga, votate da 1 a 10 a parrucca che esce, mi raccomando raga, non fate gli stronzi. E qua siamo al Fantasy Comics Endgame, quinta edizione, e siamo con Alice. O Alice. Alice nelle meraviglie? No, questa è Alice al manicomio. Ah, perché? Ma sei un po' sporca dei sangue, sì. Che ti è successo? Mi è uscito un po' di sangue dal naso. Succede. Perché hai scelto sto personaggio? Perché anch'io faccio brutti perché sogni. Perché ti esce pure a te il sangue dal naso. Sì, è l'allergia, succede. Ho capito. Se raga, votate qua sotto nei commenti che voto le date a lei da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene e vi fa uscire il sangue dal naso. Ah, c'è pure il coltellaccio, c'hai. Quindi raga, iscrivetevi al canale. Se no, vengo e vi faccio le prese d'aria. Vi fai le prese d'aria. Senti, ma dimmi una cosa che dice il tuo personaggio. Ce l'ha una frase il tuo personaggio? Una cosa? No, perché di solito, perché io non parlo, parla lo stregatto. Parla lo stregatto, e che dice lo stregatto? È un sacco di cose, gli stregatti parlano sempre troppo, lo sappiamo. Parlano sempre troppo, quindi tu col coltellaccio prendi. No, io faccio i fatti e lui le chiacchiere. Ecco, capito. Quindi, ma sto coltello, fai vedere sì, sto coltello, ma quanto. Questo ragazzi, se non vi iscrivete al canale, vi è lei e vi fai i buchi, vi fa. e così senti. Io sto coso, vado a cosa? Coltellata a quello là, vado a tagliele. Siamo al Fantasy Comics Endgame, quinta edizione, già lo sapete. E siamo con Lo spaventapassere. Perché? Perché tu vai alla. Che cazzo? E qui, perché hai scelto sto personaggio? Perché mi piace. Perché ti piace? Dimmi una particolarità del tuo personaggio che ti può rispecchiare. Allora, mi piace il fatto che lui riesce a vedere la paura nelle altre persone. E quindi diciamo che è come un modo per far riscoprire se stessi. Lui alla fine lo fa perché vorrebbe salvare il mondo, no? E spaventando le passere, vuole spaventando salvare. Le passere. È una maniera. È così. Senza passere. Ecco, vedi, è talmente brutto che si è messo il cappuccio in testa. Così no, fai. Mica solo là. No, da tutte le passere. Senti, perché c'è tutto questo personaggio? Perché mi piace, è lo stesso motivo di prima. Stessa cosa, sempre quello, è sempre quello. Sta corda che altro uso c'ha? Te lo devo dire? Di che fai? Leghi le passere e poi. No, frusto le passere che non frusti c'ho. Frusti le passere, ragazzi, anche voi frustate le passere, scrivetelo nei commenti, se no viene o spaventapassere e vi spaventa, diciamo. Allora, ragazzi, siamo al Fantasy Comics Endgame, quinta edizione, e siamo con Angel Devil, e tu? Power. L'altra cornuta, raga. Oggi giornata delle cornute. Perché avete scelto sto personaggio, raga? Non avevo niente. Non avevi niente da bravi, solo ste ali. Fa vedere le ali. Brava, bella. Raga, come avete anche fatto gli altri? Commentate qua sotto che voto gli date da 1 a 10 a queste due, all'angelo e alla cornuta. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Ma non lo so, mi rappresentava,
perché anche tu sei cornuta. Va. Un pochino cornuta, lo è. Alla fine siamo un po' tutti cornuti. Siamo. Posso fare una reference? Le corna. E vabbè, ragazzi. E quindi noi ci vediamo, raga, al prossimo video con la gara, l'esibizione. Con l'esibizione, mi raccomando, votate nei commenti qua sotto chi è il più figo, raga. Al mio 3, 1, 2, 3, Sciocarino!